Tragedia questa mattina in casa Fermo in via Monteverde, la vietta che da viale Ciccolungo sfocia su via Brunforte, dove ha sede l'università. L'allarme di un incendio è giunto ai vigili del fuoco quando erano circa le 9 da parte di un vicino di casa e subito si sono allertati i soccorsi. Sul posto anche la Croce Verde, gli uomini della questura di Fermo, la polizia scientifica, il medico legale e la polizia locale, ma purtroppo per l'occupante dell'abitazione, un uomo di 56 anni, Stefano Baldoni, non c'era già più nulla da fare. Il rogo sarebbe partito da un divano o forse da un piccolo cortocircuito in casa e la vittima sarebbe deceduta a causa del fumo sprigionatosi nell'abitazione, ma la dinamica è ancora tutta da chiarire. Stavi chiamati da un vicino qui che ho visto usciva un pochettino di fumo e cioè, non c'erano grosse fiamme, c'era un po' di fumo che è uscito, però ecco. Si è sprigionato da un divano? Probabilmente c'era un divano, c'era qualcosa così che ha preso fuoco, non è che è bruciato tantissimo. Però. Sono state le esalazioni ad uccidere la persona? Non lo sappiamo, questo dovrà essere fatto con le indagini diciamo del caso, le indagini più approfondite. Sabato ci sarebbero stati degli screzi con i vicini e sarebbero intervenute le autorità e i sanitari a sedare questo brutto momento. Poi da lì la tragedia di stamattina.